Per me innovazione è rimanere sempre sulla punta della conoscenza, rimanere mai fermarsi di fronte agli avanzamenti della conoscenza, trasformando però questi avanzamenti della conoscenza in azioni concrete che si traducono sulla vita quotidiana delle persone. Perché poi il processo di comprensione dell'importanza dell'innovazione, come dicevo prima, passa per la testa degli uomini, per le gambe delle persone. E quindi da un lato non bisogna chiudersi agli avanzamenti della scienza e della tecnologia, dall'altro però bisogna tradurli sulla base delle conoscenze locali. Lo slogan è fermarsi mai, studiare sempre e tradurre in azioni concrete. Innovazione è la capacità di, a volte anche esasperando i concetti, di rompere gli schemi, di introdurre nei normali processi di produzione della conoscenza, nelle nostre attività, nel caso del parco, le attività di tutela e salvaguardia, introdurre degli elementi di novità che cambiano il paradigma, che generano curiosità e consentono di rilanciare e creare iniziative che a volte sono anche capaci di creare ricchezza e sviluppo nel territorio. Quindi per me, per la mia esperienza di direttore del parco, anche da economista, l'innovazione è la capacità di reiterare i processi di sviluppo e creazione di ricchezza nel territorio. E su questo siamo impegnati oltre la pura e semplice tutela. Quindi il parco come facilitatore dei processi di innovazione e di sviluppo del territorio. Io mi sono reso conto, facendo anche un esempio molto preciso, che per esempio sul tema della sensibilizzazione ambientale, dell'educazione ambientale, e noi parliamo con le nuove generazioni. Le nuove generazioni ormai sono i nativi digitali. Non posso comunicare, parlare con i nativi digitali senza utilizzare l'innovazione tecnologica, senza utilizzare le punte della ricerca e di ciò che la tecnologia mette a disposizione. Per questo motivo la sede del Parco di Porto Conte ha delle aule didattiche molto innovative, tecnologicamente avanzate, che non sostituiscono l'esperienza in ambiente, ovviamente, che è fondamentale, l'esperienza diretta in ambiente, ma spesso, anche per ragioni di tutela, alcuni ambienti non possono essere raggiunti fisicamente, possono essere raggiunti grazie alla realtà virtuale, grazie alla capacità emozionale dell'innovazione nella tecnologia di incuriosire i nostri interlocutori, in questo caso le giovani generazioni. Come tutte le innovazioni, come tutti i cambiamenti nei processi ordinari delle attività, la novità non è sempre sinonimo di accettazione. La novità va spiegata, va raccontata, va fatta toccare con mano e non c'è antidoto migliore, non c'è soluzione migliore per far capire la qualità, l'importanza dell'innovazione se non facendola sperimentare direttamente agli operatori. È il caso anche su attività tradizionali, agricole tradizionali, dove l'agricoltore, se viene coinvolto in dei processi innovativi che hanno a che fare direttamente con le cose che fa quotidianamente, dove gli spieghiamo come utilizzare meno chimica, dove gli spieghiamo come gli anticritogamici non sono l'unica soluzione, dove gli spieghiamo che riprendere la produzione del grano duro tipico di un territorio può essere una chiave di volta per la loro sopravvivenza, per il loro sviluppo, per la loro ricchezza e per la ricchezza del territorio. Queste cose non si possono solo spiegare a parole, bisogna praticarle sul campo. È notorio che a livello nazionale, a livello regionale, anche rispetto ad altri paesi, le percentuali della ricchezza nazionale che vengono impiegate per l'attività innovativa e per la ricerca sono molto basse rispetto ad altri contesti anche europei. Siamo uno dei paesi che investe meno, e attenzione, non è solo lo Stato, ma anche i privati, in un confronto di livello europeo, sono quelli che investono meno in innovazione e in ricerca. Ciò non toglie che in Sardegna, nel tempo, si sono fatte delle scelte lungimiranti. In Sardegna esiste un parco scientifico e tecnologico regionale che è ramificato in tutto il territorio regionale. Qui nel territorio di Alghero in particolare c'è uno dei punti più qualificati del parco tecnologico. Porto Conte Ricerche
è un concentrato di competenze, esperienze, ricercatori che quotidianamente lavorano su temi che apparentemente lontani ma molto vicini al territorio, e stiamo instaurando delle collaborazioni molto importanti. Quindi la Sardegna, rispetto ad altre regioni, ha fatto molto sulla ricerca in passato, dovrebbe fare di più nel presente guardando al futuro.